Wonderland. Amici, torna Wendell e torna la Mega Maialona. Ma sì, questa volta ho dovuto andare nel mega archivio e ritirare fuori le mega super e storiche voci di Rocco Siffredi. Quindi chiamiamo con Rocco Siffredi la Maialona. Siete pronti? Questa volta i bambini non mettetele via, portateli ai gonfiabili. Siamo pronti? Andiamo! Pensa te cosa cazzo mi tocca fare per portare lo stipendio a casa e chiamare una maiala. Ma porca troia. Pronto. Allora inizi tu o inizio io? Aia. Chi sei? Sono Rocco Siffredi. Non ci credo. Mm-hmm. Sono Rocco Siffredi. Io sono una troia. Ma non voglio lavorare con te. Ma sei una porcona, il lavoro ogni tanto o no? Sì. Aha. Vabbè. Si masturba e basta. Come sei fatta? A te piace essere veramente come la classica donna che ama l'uomo che viene presa, sbattuta al muro e gli viene data una bella, bella, bella. Brava, brava, brava. Vai. Non ci vediamo, è mentire. Ma no, signora. Che dici? Mm-hmm. No, è amore mio, anche se mio. Io mi metto con la spina passata al culinario e tu mi, io mi tengo ad una maniera di una porta e tu mi inculi di santa ragione. Aha, vabbè. Come sei fatta? Sono alto 1,75, capelli castagni, occhi castagni. Mm-hmm. Il professor comandante di Reggiseno. Mm-hmm. C'ho il culo di una grande troia. Ce li hai i peli nel sedere? No. Ecco. Ecco. Non ci faccio la vagina. Mm-hmm. Dimmi che sono una troiona. Vai troia, sei una. Dimmelo. Vai troia, sei una. No, dillo, non aver paura. Paura. Mm-hmm. Dillo, non aver paura. Dai. Allora inizi tu o inizio io? Inizia tu, Gio. Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e. Sì, mi piace. Hai già una voce che promette molto bene, quindi direi che di solito già dalla voce si capisce se sei portata per o no. Sì, sono portata. Mm-hmm. Sono nata per succhiare, per farmi incurare. Mm-hmm. Perché, signora? A te piace signora. Essere veramente come la classica donna che ama l'uomo che viene presa, sbattuta al muro. Già, via, andata. Partito il motore, troia, basta, signora. Ciao. È già sul figone. Là. Signora. Basta, mm-hmm. Dai. Cosa? Mm-hmm. Oh. Aha. Basta. Vabbè. Vabbè. Vai. Vabbè. Mi stai vedendo duro, Wendy. Anche a me. Ecco. Ecco. Mm-hmm. Cosa fa? Ciuccia cosa? Cosa ciuccia? Sta signora. Signora, cosa sta ciucciando, mm-hmm. Signora? Ah, questo mi fa piacere. Mm-hmm. Cos'è che come ti piacere? Piace iniziare? Ti piacciono tanto i preliminari così sì. mi ci metto subito. Voglio anche la tenuta in bocca. Vai Troia, sei una. Sì, dillo. Sì, dillo. Vai Troia, sei una troiona. No, ti piace. No, senti, Penelope. Penelope. Ma sei una porcona, il lavoro ogni tanto o no? Sì, anche gratuitamente, mm-hmm. Lo sai. Mm-hmm. Oh. Vai. Cosa fa? Vai. Cosa ciuccia? Vai. 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 Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e. Ma sì, mi piace. Mm-hmm. Una dentro la vagina. Uno a camminare con la mano sinistra e l'altro a camminare con la mano destra. Cosa? Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante. Mm. Che colpo. È arrivato l'uopo, l'ho scoperto. Che orca. Pacca.
Pronto, mi senti? Vergogna! Pronto? Rocco, dov'è Rocco? E perché? Rocco dov'è? Vediamo qui, Rocco. Vediamo un po' di là. Ambarabacci cicoco, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Forse perché come furia a cavallo del West avrà bevuto troppo caffè per mantenere il suo pelo il più nero che c'è. Ma dite cose insensate, senza significato, dai, penso che è Rocco. Sì, capite bene, 693 euro. Allora me lo passi? Vai, Troia, sei una troiola. No, no, senti, Penelope. Ma chi erano quelli? Come andrà a finire? Scoprilo nel Wonderland di lunedì prossimo. Ragazzi, tu sei un malato di meteo. Facciamo una caccia al tesoro per trovare il troione, ragazzi. Allora, ragazzi, la telefonata a me è durata 45 minuti. Quante seghe ti sei fatto? Sono un professore. 643! Vergogna! Vergogna! 643 seghe! Vergogna! Ci risentiamo lunedì dalle 2 alle 4, grazie a Pippo Palmieri, DJ Spine, La Chicca, il Mago Wender, Marco Dona, Fabio Lisei, Paolo Noise, Marco Mazzoli. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti, ciao.